Intanto ci troviamo qui a manifestare per il comparto delle pulizie nelle scuole calabresi. E il problema è che le aziende non stanno più erogando le retribuzioni mensili. Sostengono che da parte del Ministero non siano stati, diciamo, erogati le risorse necessarie. Questo è una vergogna, perché nelle scuole calabresi purtroppo ci vanno non solo i nostri figli, ma i bambini e i ragazzi, e dovrebbe essere fatto un servizio nel massimo dell'efficienza e della funzionalità. Quindi noi questa mattina siamo venuti qui davanti al prefetto in modo tale che venga mandata una nota al ministero per sensibilizzare quello che è, diciamo, il contesto e l'avvertenza. Non possiamo più attendere questi ritardi. Noi vogliamo che si avvii un processo di stabilizzazione seria per questi lavoratori, che con senso di abnegazione ogni mattina si recano a lavorare per poche centinaia di euro. Sono tutti lavoratori monoreddito che con 300-400 euro al mese mandano avanti le loro famiglie. Rendetevi conto se questo è possibile, andare e continuare a lavorare senza essere pagati. Non siamo più d'accordo in questa situazione. Vogliamo far presente alle istituzioni, alla politica calabrese e a quelli che ci dovrebbero rappresentare, che se la situazione o l'avvertenza non volgerà a breve in termini positivi, ci vedremo costretti a ulteriori iniziative di lotta e di protesta, e non si esclude che si effettuerà un blocco dei servizi all'interno delle scuole.